Ciao vanitose ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi ti ho portato i miei prodotti finiti, prodotti che ho utilizzato con molto piacere e anche no. Vi darò alcune brevi opinioni su alcuni dei prodotti che ho utilizzato nell'ultimo periodo e soprattutto vi dirò se lo ricomprerei o meno. E con questo spero di aiutarvi almeno un pochino nei vostri prossimi acquisti. Ma per chi non mi conosce, io sono Brigida Peracini del blog e canale Ragazza Vanitosa e ti invito ad iscriverti subito su questo canale se non sei ancora iscritta. Siamo già più di 7.000, però ho bisogno del tuo aiuto per arrivare ai 10.000 iscritti. Iniziamo subito con il primo prodotto, visto che ho un bel pochino di prodotti qua. Iniziamo subito con il primo. Il primo prodotto si chiama Genera, maschera per i capelli rigeneranti all'olio di cocco, coconut oil, e c'è scritto anche che elimina i nodi. Questa maschera praticamente me la sono trovata in casa perché mi ha portato una cugina e l'ha lasciata qui. Io l'ho vista, lei mi ha vista, ci siamo guardate un pochino e ho deciso di utilizzarla. Leggendo un po' l'inci, non è che mi piaceva tantissimo, però aiuta molto a districare i capelli, questo ve lo devo dire. Però in questione di idratazione, non lo so. Con tutta questa rigenerazione non l'ho vista, sinceramente. È una maschera che io non la ricomprerei. Il profumo è abbastanza chimico, però mi piace. Comunque, stavo dicendo, è una maschera che si potrebbe arricchire con degli oli, con del miele, eccetera, eccetera. Ma a me anche no. Secondo me ci sono altre, altrettanto economiche, che poi tra l'altro l'ho vista al supermercato, costava tipo 1 euro qualcosa. Secondo me ci sono altrettanto economiche e più valide. Continuando con i prodotti dei capelli, ho questo olio ristrutturante riparatore per capelli secchi e sfibrati con fitocheratina di riso e ceramidi vegetali. Questo ve l'ho già fatto vedere un bel po' di volte qua sul canale. Questo è di BioCap, era tipo una specie di lozione bifasica. C'era una parte di acqua, una parte in olio. Mi piaceva parecchio, anche se quando l'ho comprata io mi aspettavo un prodotto proprio forte per ricostruire i capelli. Invece questo è un olio da utilizzare tipo per lo styling. Prima della crema lo mettevo, l'ho utilizzato molto volentieri. Non lo ricomprerò perché vorrei testare altri prodotti e perché comunque non l'ho visto tutta questa, anche lì tutta questa ristrutturazione, ma devo risaltare anche che è un prodotto naturale, quindi fitocheratina di riso, ceramide vegetale, eccetera, eccetera. È un prodotto senza silicone. Per la ragazza amante dei prodotti naturali, io questo lo consiglierei tranquillamente. L'Ultra Dolci Balsamo di Garnier ha le 5 piante. Il profumo adesso che c'è è il profumo del tea tree oil che io lo aggiungo sempre per fare il co-wash che aiuta a purificare il cuoio capelluto. Comunque, il suo profumo naturale mi ricordo che è molto buono, è uno dei miei balsami preferiti per fare il co-wash, perché non è pesante, tipo oleoso, pulisce bene il cuoio capelluto e lascia quel profumo di erbe. Per fare il co-wash lo consiglio assolutamente. E tra l'altro non vedo l'ora di ricomprarlo. L'ho già ricomprato più volte, però questa volta ne ho troppi balsami da finire, quindi finiamo quelle che c'ho e poi ci pensiamo. Continuando sempre con i capelli, questo gel testurizzante alla menta ed eucalipto di Nua. Lo amo, lo amo. Ha una profumazione fresca d'estate, questo è meraviglioso da fare il styling con questo. È un gel trasparente che non lascia i capelli duri, ma li lascia molto luminosi e definiti. Ah, c'è anche scritto qua: prodotto professionale senza silicone, parabeni, paraffina, olio minerale, DEA e SLS. pH 5.1. Io amo i prodotti che mettono il pH specificato, proprio mi piace. Qua gel testurizzante Noah, anche questo non vedo l'ora di ricomprare perché tra l'altro adesso che è finito sono senza gel, styling, e io amo. Lo amo. Lo amo, lo amo. Ok, finiti i prodotti per i capelli, passiamo ai prodotti viso. Iniziamo da questo scrub
di Barwol, il cleanser, il cleansing, il deep pore. Questo l'avevo comprato, l'ho pagato 25 euro dalla mia estetista qui vicino a casa mia. L'ho comprato perché mi aveva detto che era uguale a quello che mi stavo utilizzando sul viso in quel momento, che era andata a fare la pulizia del viso. Ma sinceramente non l'ho trovato così scrabbante. Mi è dispiaciuto spendere 25 euro in questa boccettina, sinceramente, quindi non la ricomprerò. È comunque un prodotto valido, scraba bene il viso, però non era quello che mi aspettavo, non era come quello che mi stava utilizzando lei. Non so se riuscite a capirmi. Ecco, è rimasta quella puntina di delusione. Comunque è un buon prodotto, scraba bene, è un prodotto purificante, maschera purificante con effetto peeling. Quindi lo si applica, fai un bello scrub scrubante e dopodiché lo lasci in posa per qualche minuto, adesso non mi ricordo quanto. E questo è a tipo. È come una maschera alla argilla bianca che aiuta un po' a purificare ma anche idrata la pelle. Buona, valida, però non era quello che avevo utilizzato su di me. Non era. Eva Claire di La Roche-Posay, uno dei miei saponi liquidi, saponi viso, non so come si chiama, preferiti per pelle grassa, non secca la pelle, pulisce bene, non ho mai avuto problemi. Non mi ricordo adesso quanto costa, però dura tantissimo perché il packaging è rotto, però non è un problema, ormai è finito. Perché dura tantissimo? Perché ha un furo talmente piccolo che fai quasi fatica a togliere il prodotto e quindi ci mette una vita a finirlo. E questo sinceramente mi ha fatto molto piacere. Anche questo non vedo l'ora di ricomprarlo. Mi piace molto, lo consiglio alle ragazze che hanno la pelle grassa con tendenza acneica. È un prodotto perfetto. Lo adoro. Non fa una piega, non mi brucia gli occhi, non trovo difetti. Per quanto mi riguarda, non trovo difetti. Un altro sapone viso, questo però c'è scritto Gel Micellare Garnier Skin Active per pelli sensibili. Struca, deterge le nisci da risciacquare. Viso, occhio, labbra, formula delicata, senza profumo, senza parabeni. Lo amo alla follia perché in quei giorni di totale pigrizia mi piace proprio. Lo metto così sulla mano, me lo spalmo sul viso con tutto il trucco, me lo scioglie, me lo toglie tutto, mi pulisce il viso in profondità, non mi secca la pelle, non mi brucia gli occhi, non mi calza il. Calza? Non mi calza? Non provoca irritazione, questo volevo dire. Anche questo non vedo l'ora di ricomprare. Ho comprato un suo fratellino che è anche questo gel per il viso, per lavare il viso, adesso non mi ricordo, però non c'è scritto struccante, è un po' più delicato, fa meno schiuma. Comunque questo rimane il mio preferito. E anche questo, utilizzarlo con la Clarisonic è proprio un piacere. Tonico viso, questo tonico di Ai Young che contiene vitamina B e estratto di limone per pelli miste oleose senza parabeni, PEG e nickel. Non mi è piaciuto molto. Allora, ve lo dico, è estremamente. Non mi trovo le parole oggi. Come si chiama? Astringente. È molto astringente. Lo vedi proprio, lo senti, la sua azione sul viso. Purifica bene la pelle, però mi lasciava la pelle sensibile, un po' bruciacchiava. E mi ricordo che bruciava un po' anche gli occhi. E in più faceva una fastidiosa schiuma quando lo mettevo sul dischetto di cotone. Faceva una fastidiosa schiuma anche se ne mettevo pochissimo. E questo appunto mi dava un po' fastidio. L'ho detto troppe volte: fastidio, fastidioso. Comunque non mi è piaciuto. Mi dispiace. Andiamo un po' di serum. Anche questo è l'Eva Claire. Questo è Eva Claire Duo di La Roche-Posay. È anti-imperfezioni, corregge le macchie. È tipo un trattamento per schiarire il viso. E devo dire che
Mentre utilizzavo questo prodotto, non ne avevo macchie di brufoli, non ne avevo. Mi è piaciuto, anche questo non vedo l'ora di ricomprare, anche perché adesso mi stanno uscendo fuori qualche brufolino, sarebbe utile ricomprarlo. Mi piace, è tipo un siero da applicare prima della crema idratante. Night Cream Real Wild Rose, la crema Nature de Sienne. Che vi dico? Ha un forte odore di olio di girasole, è low cost, se non avete particolari esigenze può anche andare bene. Io invece sono abituate a creme un po' più d'effetto, ecco. Non ho visto niente, non ho visto, questa è una crema notte, quindi dovrebbe idratare molto di più, avere un'azione un po' più profonda. Sinceramente non l'ho utilizzata con tanto piacere e non penso di ricomprarla. Alla fine l'ho utilizzata sulle mani. Per quello che costa, direi che si può anche provare. Problemi non mi ha fatto sul viso. E ho finito anche lo Ice Cream Pomme Blah Blah Blah, che sarebbe al melograno, la crema per il contorno occhi. Questa l'ho utilizzata un po' più piacevolmente. Però anche qui non ho visto particolare idratazione, ancora, ve lo ripeto, per una pelle giovane senza particolari esigenze può andare bene. Io che sto arrivando già ai 30 potrei anche evitarla. Invece questo che è Hydra Face Intense Oaks di La Roche-Posay, che sarebbe la crema idratante per il contorno occhi. La adoro, la trovo super idratante, fa benissimo la sua funzione. L'ho utilizzata con molto molto piacere, l'ho finita anche veloce e dico, per me è difficile finire un contorno occhi perché proprio, sai, quando non vedi l'effetto delle cose, alla fine non hai tanto piacere di utilizzare. Invece questo l'ho consumato. E devo dire che abbiamo tre prodotti di La Roche-Posay. Mi piace, è un brand che mi ci trovo bene. Quello che ho provato, tutte le cose che ho provato, anche la loro vitamina C, l'ho utilizzata molto volentieri, mi è piaciuto. Sempre con idratazione, questo è un altro siero di Forzan all'acido ialuronico anti-age. Allora, devo dire che come ince questo prodotto è bello, c'ha tipo glicerina, gel d'aloe, olio d'argan, tocoferolo, comunque ha un bel po' di cosine carine, però quando lo si applica sul viso questo puzza, raga, puzza, puzza davvero, puzza, puzza di figa sporca. No, non ve lo dico di cosa puzza. Però ecco, l'ho utilizzato perché dico, l'ho comprato, lo devo finire, lo devo utilizzare, però non l'ho utilizzato con piacere, ma ha la sua azione idratante, valido, però puzza. Un altro idratante, questo è il Crème Éclair de Joux di Clarins, che è una cremina tonificante, energizzante, come si può chiamare. Anche questa l'ho utilizzata con molto piacere. Si vede proprio, si vedeva proprio quando lo utilizzavo, appena sveglia, tipo la pelle era più distesa, più compatta, luminosa. Mi ha fatto proprio piacere utilizzarlo, provarlo. Comunque non penso di ricomprarlo perché vorrei provare altre creme, ma in un futuro un po' più distante potrei anche riacquistarlo. La cremina dei Provenziali Bio, questa all'olio di rosa moschetta. Questa è la crema notte, crema viso 24 ore nutriente. Ok, 24 ore, non è notte. Comunque la utilizzavo per la notte. Io l'ho adorata alla follia perché mi idratava molto bene la pelle anche la notte e non lasciava comunque la sensazione di pelle appesantita, oleosa. No. Si assorbe molto facilmente e mi ha fatto molto piacere utilizzarla. Potrei ricomprarla anche a presto, visto che non costa molto, di facile reperibilità, la ricomprerei. Per finire un po' di idratazione, parliamo di labbra. Ho finito questo balsamo labbra di Relastil. Va bene, idrata le labbra, però ecco la cosa, la deve applicare ogni 5 minuti per tenerle idratate, non ha un'azione prolungata, che veramente ti aiuta. È un balsamo labbra come tanti.
E sempre di Relastil, però adesso per il corpo, la crema per le smagliature, questa crema è abbastanza pesante, molto sostanziosa, lascia la pelle anche un po' unta quando lo si applica, però è una crema molto specifica. Io l'ho utilizzato durante la gravidanza, questo era l'ultimo flaconcino che mi era rimasto, era sicuramente già scaduto. Penso che Aria ha 2 anni, comunque questo l'ho comprato quando era già, dopo che era già nata. Va bene, ci sta comunque. Non so se grazie a questa crema, non so esattamente grazie a cosa. Comunque, io ho avuto pochissime, pochissime smagliature. L'ho utilizzata durante tutta la mia gravidanza e l'ho utilizzata anche dopo. E la mia pelle ha ringraziato. È una crema che costa tipo, se mi ricordo bene, 42 euro. Però, nei vostri piani di rimanere incinta, ve la consiglio. E l'unico prodotto make-up che ho finito è questo Acqua Brown di Makeup Forever nella colorazione numero 30, questa cremina per fare le sopracciglia, che io ho adorato, adorato. È stato così, appena l'ho comprata, l'ho un po' dimenticata sul cassetto, lo usavo proprio ogni tanto. Poi dopo un po', quando stava quasi per scadere, pensavo quasi per scadere, mi sono proprio innamorata e l'ho iniziata a utilizzare proprio sempre, sempre fino a finirla. Mi è piaciuto tantissimo. È facile da fare qualsiasi effetto, sia naturale, sia pelo a pelo, o sia la sopracciglia disegnata tutta ripiena. È molto facile da lavorare con questo prodotto, almeno per me è stato molto facile. La colorazione, questa colorazione era perfetta per le mie sopracciglia. Per adesso non penso di ricomprarla perché voglio provare quella di NYX. NYX ha una simile che dicono anche che è molto valida e quindi vorrei provarla. Comunque mi piace molto. Un prodotto per il contorno occhio, avevo ricevuto questo, due scatoline di questo del brand Himalayan Salt. Sono dei pack per il contorno occhio. Bene, in questa bustina praticamente qua dentro c'è il liquido e qui ci sono posizionati questi pack dorati molto molto carini. È un prodotto bio, un prodotto naturale che si deve tenere in posa tipo 40 minuti. Aiuta sia a distendere un po' la pesantezza, toglie un po' la pesantezza dello sguardo, idrata molto il contorno occhi. Quindi l'ho trovata molto valido. Io ho ancora una scatolina da finire, lo sto utilizzando con molto piacere e anche queste le ricomprerei. Poi vi devo parlare del mio scrub corpo preferito. Questo proprio già ve lo dico, lo ricompro sempre. Lo ricomprerò per sempre. Questo è il Talasso Scrub Rimodellanti di Geomar. Con questo scrub devo stare un po' attenta perché se pesa un po' troppo la mano mi può fare un po' male in determinati punti più sensibili, però del resto il prodotto si spalma con molto molto piacevolmente. I granelli sono molto sottili, però che li senti, che togli tutte le peli morte, tutto quello che devi togliere sento che va via e mi lascia la pelle bella pulita, idratata e per niente unta, anzi, rimani tipo quella, una crema, è come se fosse una crema sul corpo. A me piace lasciarla proprio per avere anche i benefici di quella idratazione. Come dicevo, è il mio scrub preferito e l'ho già ricomprato, lo ricomprerò sempre perché secondo me ha un ottimo rapporto qualità-quantità-prezzo. E questi sono stati i miei ultimi prodotti finiti del 2017. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già utilizzato uno di questi prodotti, come vi siete trovate. Lasciatemi tutto qua sotto nei commenti, iscrivetevi sul canale se non siete ancora iscritti, lasciate il vostro like e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!